terza pagina oggi, spostandoci sul web e sui tanti problemi che solleva la cultura del like a tutti i costi. Ne ha parlato Pierluigi Vito con Simone Cosimi. Un pollice alzato non si nega a nessuno, ed ecco che il mi piace, un click banale che punteggia la nostra presenza sui social network, va a costituire un segnale cruciale per dire chi siamo alle grandi piattaforme del web, come spiega nel suo ultimo libro il giornalista Simone Cosimi. Noi sprigioniamo like, li distribuiamo quotidianamente, addirittura li mettiamo anche un po' giustamente, no? Per stima reciproca, perché sappiamo che magari l'altro utente se lo aspetta. Il like è diventata una ragnatela, no? Delle nostre relazioni sociali. In qualche maniera è un po' il nostro pagamento, no? Noi paghiamo in qualche maniera, si dice sempre, con i nostri dati, ma prima ancora che con i nostri dati, con quello che noi stessi distribuiamo sulla piattaforma. Il like è il primo sassolino, la prima pietra, ma che rimane ancora la più importante di questo castello. Un castello che pone le fondamenta negli studi di marketing degli anni 90 per costruire degli ambienti che trasmettano un senso generale di positività. La controprova è nella mancanza del tasto non mi piace. Non una dimenticanza, ma una precisa strategia. Noi non abbiamo una possibilità uguale, contraria, esattamente speculare al mi piace. La necessità costante di confrontarsi in maniera dura, di scegliere la strada di un commento per spiegare come mai una cosa non piace, quindi quello che si chiama in gergo di marketing l'engagement, no? Appunto il coinvolgimento, sia di fatto di nuovo una strada che porta traffico, che porta attività alle piattaforme. E intanto registriamo questo appello del regista Pupi Avati al MIBACT per un suo film su Dante. Nel 2013, regista, ho ricevuto la lettera impegno della Rai per il progetto. Sono passati 17 anni e quest'anno Rai Cinema ci ha firmato un contratto. Ma il ministero è ancora reticente, non ha ancora sciolto la riserva su un progetto che riguarda tutti gli italiani. Dante Alighieri è l'italiano più famoso del mondo e merita sicuramente un film e non una fiction. Torna nel frattempo una delle band storiche dell'hard rock mondiale, i Deep Purple con Wash. Un lavoro in linea con i canoni del gruppo, tra momenti più o meno nostalgici, con una cura quasi manieristica negli arrangiamenti. Per tutti i fan della band non mancano le atmosfere tradizionali degli inglesi, incentrate soprattutto sui duetti di chitarra e Hammond. Concettualmente invece i Deep Purple affrontano tematiche più impegnate rispetto agli anni della giovinezza, incentrando il loro lavoro soprattutto su temi legati al clima e all'ambiente, le paure e le fragilità umane. Il risultato è un rock onesto, con pezzi formalmente impeccabili, sicuramente uno dei lavori più riusciti e ispirati pubblicati dal gruppo in questo secolo. It's better for me than some...